Eccoci qua. Eccoci Vai, vai. qua. Siamo pronti per fare un video che io ritengo estremamente importante. E lo facciamo su due volumi di cui vi faccio vedere il titolo e le No, bisogna copertine. dire che la nostra Aspetta che faccio vedere questo. efficientissima telecamera veramente ottuagenaria Sì. quasi ci ha abbandonato. Sì, dopo un ventennio Di di onorata carriera. onorata, onoratissima, onorevole carriera. E quindi niente, adesso abbiamo una telecamera che c'avevo io, diciamo, come riserva, che però è migliore rispetto a quell'altra. Sicuramente perché è una Canon. E no, ma soprattutto è 28.000 pixel, quindi ci avrà una definizione eccezionale. Sarà un po' più dura da scaricare, però pazienza, questo è. Volevo dirlo, ecco, così almeno No, se dai, notate delle differenze, è questo il i motivo. nostri amici sono informati ed è bene che lo siano, visto che noi svolgiamo o pretendiamo di svolgere una funzione Presumiamo, diciamo così, più che informativa. pretendiamo. E questo che voglio dire, prima ancora di entrare in questo discorso qua, che 2 giorni or sono, se voi volete andarlo a vedere, in un video CNN, BCN, Spirito Italiano, si chiama ah, mai Spirito Italiano, sentito. è gestito dall'amico Ubaldo Croce. Ah, sì, ok. Abbiamo parlato di una cosa importantissima e vorremmo che voi amici lo andaste a vedere, Spirito Italiano. Perché noi abbiamo parlato di una serie di scritti del grande scrittore Ippolito Nievo, il quale è stato sicuramente Ex assassinato. Garibaldino, No, è sempre stato Garibaldino. sì, poi È Garibaldino, morto come Garibaldino. certo. È stato sicuramente ammazzato da chi di dovere. Ma su questo argomento non voglio allungarmi. La cosa importante, Anche lui era morto durante una traversata in mare? Ippolito Nievo? Sì, E certo, è sparita la nave dove c'era lui infatti mi sotto. ricordavo bene allora, eh. È sparita la nave con cui che lo riportava a Genova e dove lui avrebbe dovuto La consegnare stessa morte del grande fisico italiano della beh, anche scuola di lui. Fermi, Sì. Enrico Ma no, non Enrico. Maiorana. Non si chiamava Enrico. Enrico, sì. No, Enrico è Enrico Fermi. Ah, sì. Ettore Emanuele. Ettore Maiorana, sì, mi cominciava con lei, Ma ecco. poi non è morte. È Ettore Emanuele. sparito. Ettore Maiorana, che È la sapeva sparito. lunga e conosceva per la sua genialità i rischi di certe intuizioni, perché, cari amici, noi abbiamo già parlato di quello che è successo nella rada di Palermo e l'amico Era su Orazio. un traghetto che da Palermo portava a Napoli, mi pare di ricordare Sì, bene. certo. E non è più disceso. E qui è un altro caso, quello che è successo nella rada di Palermo una settimana fa, dove praticamente noi abbiamo detto esattamente cos'era successo e vedi caso in una trasmissione televisiva proprio ieri hanno incominciato a parlarne e la cosa È troppo palese, troppo è appariscente. certo, no, ma la cosa che mi stupisce è che hanno parlato anche di quello che è successo sul Lago Maggiore. Ah, vedi? Quindi C'è qualcuno sì, che c'ha un neurone in sì, testa. è nel programma di Nicola Porro. Se volete lo andate a vedere, che mi pare che sia intitolato Nuova Repubblica. Quello che volevo dire è questo. Finalmente, anche in questo settore, ricorderete che noi l'abbiamo già detto, no? Quando appena è successo, noi abbiamo detto che dietro c'era qualcosa di loffio. E ieri, la discussione è stata abbastanza
interessante, anche perché c'era qualcuno che affermava, no? Secondo un razionalismo idiota, perché il razionalismo è sempre idiota, affermava che no, niente, ma ti immagini, questi sono sospetti, questa è fantasia, tutta roba. Non esiste, ecco, complottismo, non esiste fantasia nel mondo. A parte il fatto che in quel caso ci sono le prove, e le prove sono queste. C'è stato un affondamento sul Lago Maggiore, e sul Lago Maggiore personalità dei servizi segreti statunitensi, sionisti, del Mossad. Sionisti e italiani stavano tramando contro la Serbia. E lì erano 91-92. No, dopo, molto più vicino adesso. Il 91-92 che era? Che era all'epoca. Ma no, assolutamente. No, 30 anni? Sarà se no 3 o 4 anni. Vabbè, non lo so, non insisto perché non mi ricordo. Ma dipende anche dalla tecnologia. Partendo da quello che io ho ipotizzato, trattarsi di un ampliamento di un particolare apparecchio che veniva utilizzato anche nel secondo conflitto mondiale per individuare i sommergibili, che si chiamava sonar. Ancora adesso esiste. E certo, solo che questo apparecchio sicuramente è stato potenziato. Invece di mandare input di onde sonore di un certo tipo che potessero rimbalzare con il criterio del radar, in ogni caso, che potessero rimbalzare e arrivare su una ricevente posta sulla nave, che quando toccavano il sommergibile rimbalzavano, questo qui è un'apparecchiatura che non fa rimbalzare, colpisce la nave e tanti saluti. Con onde d'urto. Hai capito? E tanti onde d'urto e non sonore. Allora, voglio ripetere per gli amici, perché qui noi non stiamo a giocare a briscola, noi giochiamo in un territorio e in una mente che è quella dell'intrigo. Allora, ricordiamoci bene che il Lago Maggiore sta in Italia, confinando con la Svizzera, ma in Italia. Palermo dicono che sta in Italia, anche se è in Sicilia. E poi c'è una montagna nella Repubblica di Sicilia. Della Repubblica Siciliana, Repubblica 3, USA, Mafia, Chiesa. E poi, ovviamente molto importante, c'è la montagna. No, pare proprio una notizia di questi giorni che la CIA abbia esautorato la mafia siciliana. Quindi è la CIA che controlla esattamente. È molto importante, perché anche questo accordo a tre, nato nel 1943, probabilmente è venuto a scadere. È vetusto. È stato sorpassato dai fatti, dalla storiografia. Ma ricordiamoci un'altra cosa importantissima. Sul Lago Maggiore c'è una montagna molto nota, perché luogo di ritrovo di turisti, campeggiatori, scout, che c'ha una teleferica. Questa teleferica, com'è, come non è, il filo si è rotto, è andata a sbattere e sono morti tutti, meno un ragazzino. Ma che c'era su quella teleferica? C'erano esponenti del Mossad e un iraniano, il quale presumibilmente era una spia del Mossad, perché se hanno trovato il modo di incontrarsi pensando di essere isolati e non guardati dentro, immaginate, cari amici, una teleferica. Se tu vuoi fare un incontro segreto, che cosa c'è di più isolato di quello? È un po' difficile. Tu basta che guardi chi entra dentro la teleferica e capisci se c'è qualcuno che ti vuole ascoltare. Se non che c'è qualcosa, c'è qualcuno che invece di ascoltarti taglia il filo. Allora, chiuso tutto questo... Trancia il filo, perché quelli sono fili d'acciaio di 50 cm di diametro. Appunto, l'ha tranciato con delle tronchesi molto forti. E non è inutile che ci raccontano, no?
che si è rotto per conto suo. Allora torniamo a noi. Questa serie di situazioni non sono nuove. Le teleferiche hanno anche il cavo di gli ammortizzatori. No, c'hanno anche i cavi di garanzia. Cazzarola, ma scherzi. Cioè, si rompe il cavo principale di trazione, c'è quell'altro di sostegno. Ma tu non ti ricordi quando li hanno fatto vedere? Non si capiva, non si sapeva, non si poteva immaginare. Ma porcaccia Giuda, ma come lo dobbiamo dire? Il mondo, i razionalisti non lo vogliono capire e in tanti se la prendono in saccoccia. Questo mondo è in mano ai servizi segreti, non perché sono tutti iscritti al Mossad o perché sono tutti nella CIA, ma perché gli atti più importanti che vengono fatti a livello mondiale non sono comunicati alla massa dei coglioni. E allora, noi che cosa facciamo? Basta vedere l'armistizio degli tre armistizi italiani, di cui quello importante è il primo, che è stato fatto a Malta, se mi ricordo bene, e che nessuno conosce, a distanza di 75 anni, 78 75 anni, cosa vuoi che sia? Non sanno ancora per quale ragione Giulio Cesare è andato in Egitto. Vabbè, no, dietro c'è, bisogna conoscere la geopolitica. Conoscendo la geopolitica si capisce perché Giulio Cesare e anche Ottaviano Augusto avevano evidenziato come epicentro del controllo del Mediterraneo l'Egitto. Ma era il paese più ricco, ricordiamocelo sempre. Ma che era ricco, ma era anche la posizione. Le granaglie in giro per l'impero le portava sempre dall'Egitto, no? Anche perché le pianure dell'Africa settentrionale ormai erano talmente diventate aride e improduttive che l'impero aveva bisogno di altre fonti di approvvigionamento. Tanto è vero che la decadenza dell'impero è legata strettamente alla mancanza di cereali. Esatto, è legata alle caressie ripetute che si sono non solo, ma la conquista nel IV secolo di quei territori, soprattutto della Tunisia e dell'Algeria, da parte degli ostrogoti. Vandali anche. E dei vandali, che andavano lì giustamente, se volevano mangiare, cioè se si muovevano dalle tundre. Popolazione dalle intera. Tundre per venire giù in Italia, attraversavano l'Italia. Un motivo c'era. E consideravano l'Italia un ponte per andare in Africa. O meglio, non trovando di che cibarsi in Italia, andavano in Africa. Attraverso le bocche di Bonifacio. No, che Bonifacio. Le colonne d'Ercole. Allora, questo tanto per fare una serie di considerazioni banalissime, e come spesso la storia o deve essere o è intuita per essere capita o non è capita per niente. Allora, abbiamo due cose qui che vogliamo leggere. Ma deve essere, diciamo, interpretata secondo i modelli di riferimento che diciamo noi, certo. Cioè il dubbio massimo sempre su qualunque argomento che venga citato storicamente, cioè quando c'è un evento storico state tranquilli che non è quello che ci hanno raccontato. Esatto. 1000 su 100. Questo per dire, neanche, come si chiama lo storico in voga attualmente che ha fatto la colonna storica di revisionismo storico? Barbero. Ah, tu immagini. Eppure Barbero. Ricordiamoci sempre che è uno del Talmud, che non è uno qualunque. Non arriva lì uno come noi a raccontare la storia. Sì, appunto. Non ce lo fanno arrivare. Ne hanno fatta anche una collana di libri adesso, sì, vedi caso. Sì, di revisione. Ma quando, sì, c'è qualche correzione rispetto allo storico. Ma non va da ridere, dai. Però la sostanza rimane sempre quella, non viene confutato il sistema di riproduzione della storia dei fatti. Il fatto che sia ufficialmente chiamato dal programma di Angela ci dice esattamente chi è Barbero, ma a noi non ce ne frega niente. Ma comunque è il migliore di quelli che si sono affacciati. Beh, è uno che parla meglio, non è detto che sia proprio il migliore, in ogni caso ci va bene così. L'importante è dire, guardate che questo personaggio è l'Offio, ma è l'Offio nell'intimità, nella sostanza. Torniamo a noi.
tornare a noi significa rendersi conto di una costante. Qual è la costante della storia italiana? La presenza dello Stato, della Chiesa. No, della sostituzione dell'impero dalla Chiesa, da parte della Chiesa. Sì, che diventa Stato. La Chiesa non è quello che loro vogliono far credere, un'organizzazione di buoni che sono protesi all'aiuto del popolo. No, la Chiesa è uno Stato che ha fatto sempre una geopolitica da Stato, è stato molto aggressore. E nel momento in cui ci sono stati dei nemici... Lavora per interposta persona con i killer che compra e paga. Esatto. Ma sempre, è sempre lo Stato del Vaticano attraverso Pietro e i discendenti che rompono le palle all'Italia in particolare. E fa esempio una similitudine tratta dal Ippolito Nievo che abbiamo citato prima, che fa una similitudine veramente intelligente, perché dice, fa la similitudine tra i cosacchi e i gesuiti, di tal che qualcuno si è meravigliato, dice, ma che fai? Anche i cosacchi sono i discendenti dei Kazareschi naziti. Oltretutto. Non è casuale. Non è casuale. Il nome, basta che da C metti K e hai la risposta. Certo. I cosacchi sono le truppe d'assalto, di rottura. In linguaggio francese... Patrouille de choc. Ah, sì. Oppure patrouille de frappe. Sì. Allora, torniamo a noi. Abbiamo qui un libro, ed è questo qui. Andiamo a leggere alcune informazioni. Ora, questa è la struttura. La ragione per cui ho lasciato fuori gli altri blocchi è che ci sono in realtà tre piramidi, ognuna più grande della successiva, ma questa sta sopra tutte, è la chiave di volta. Ora voglio spiegare gli illuminati tramite queste piramidi, così non ci sarà tanta confusione. La prima piramide è organizzazione. Organizzazione non finanziaria, non politica. Ci troverai dentro massoni, è una di quelle originali. Ci troverai le grandi logge d'Oriente, che è dove gli illuminati hanno avuto origine. Per grandi logge d'Oriente non significa che stanno in Oriente, significa che è Oriente. Anche la loggia italiana è all'Oriente, si dice, no? È il sorgimento. Certo. Ci troverai, attenzione, il rito scozzese, il rito di York, gli Old Fellows, gli Jaycees, ogni organizzazione che è segreta, che ha un gruppo interno oltre al gruppo esterno, la troverai lì, a meno che non sia direttamente occultista, intendendo occultista non che si interessa di cose occulte, ma occultata. L'essenza sta nelle dottrine e la maggior parte dei membri non sa che le streghe credono e fanno le stesse cose che fanno loro. E qui è un ragionamento molto valido, perché questa è la vera origine della strage delle streghe. Erano delle brutte copie di quello che facevano loro signori e quindi dovevano morire sul rogo. Facevano controinformazione. Esatto. Ecco perché dovevano morire. Esatto. E contendevano... La medicina vegetale, vegetariana... Era in mano alle streghe. Certamente. E quello dava fastidio alla medicina ufficiale. Esattamente.
Che era peggio di quella delle streghe. Assolutamente. Almeno le streghe, quando preparavano un decotto, una pozione, andavano a prendere le erbe giuste dalle piante giuste. L'essenza sta nelle dottrine, la maggior parte dei membri non sa che le streghe credono e fanno le stesse cose che fanno loro. Ah, vedi? Infatti credo che i massoni sarebbero scioccati nel vedere un disegno, un progetto del Tempio dell'Alba Dorata, Sì, che è sorta qualche anno fa in Grecia di nuovo. Che è la congrega privata dei Rothschild. Oh, a Londra. Quando lo dicevamo noi, non conoscendo Golden Dawn, Nevo. Esatto. E constatare che tutti i templi massonici sono basati su quel progetto. Sarebbero scioccati nel leggere che i Rothschild fanno gli stessi rituali che fanno i massoni. Potreste dirla a qualche massone? Forse l'ho detto a qualcuno di loro anch'io. Ma più chiaro di così. Se volete avere delle informazioni chiare, andatela a chiedere all'attuale presidente della Francia, il quale è un uomo, è un burattino in mano ai Rothschild. Sta correndoci. Sta arrivando il tempo. Sì, vedi che strano. Anche l'altra volta siamo... Qui troverete anche B'nai B'rit, organizzazione di ebrei laici. Encarta 98 afferma che è la più grande organizzazione ebraica, con una partecipazione di circa 500.000 persone in 51 città. Un'organizzazione degli Illuminati veramente potente. Non avrebbero potuto fare quello che fanno oggi senza B'nai B'rit. Ci troverete anche la American Civil... Respiro della notte? B'nai B'rit, respiro della notte? Non te lo saprei dire. Dov'è sito? Cazzo, il B'nai B'rit, no? È la famosa massoneria ebraica. Ah, sì. B'nai B'rit, non avevo capito bene. Ci troverete anche l'American Civil Liberties Union, organizzazione non governativa orientata a difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti, e sono loro che manipolano l'opinione pubblica a favore, chiamando libertà a favore dell'LGBT e tutte quelle altre forme di sovversione naturale. Ce ne troverete anche una nuova creata a partire da questa, dall'uomo che è in realtà il cervello degli Illuminati al giorno d'oggi, Isaac Bonewits, quello che ha creato il signor Bonewits, è chiamata Aquarian Anti-Defamation League, la Lega Antidiffamazione dell'Aquario, Lega Antidiffamazione dell'Aquario. Potreste non averla ancora notata molto sulla costa est, ma sulla costa ovest i cristiani l'hanno già sentita. Ha vinto azione legale dopo azione legale contro ogni chiesa cristiana che tocca la stregoneria ed ogni chiesa cristiana che sfida l'occulto. La Lega Antidiffamazione dell'Aquario è un'associazione militante ebraica che attacca anche chiunque critichi Israele e gli ebrei, accusandoli di antisemitismo. Di quando è questo? È recentissimo. Sì. Questo libro è stato pubblicato nel 2024. Sì, sì. È recentissimo. Infatti stavo ripensandoci a quello che leggevi, è roba che è stata promulgata 6-7 mesi fa. Esattamente. Non di più. Allora, è bene che si sappiano queste cose. Quando sentite qualche coglione che parla dei diritti degli omosessuali... No, ma ci sono anche molti sindaci che stanno facendo, interpretando in maniera più retriva possibile questa modalità
di sì. protezione della diversità. Sì, esatto. Il che è abnorme. Certamente. Perché se esiste una diversità c'è un motivo, perché vuol dire che c'è una non diversità, una normalità. Esatto. E quindi quello che deve essere premiato è la normalità, non la involuzione caratteriale, morale, ma che caratteriale, fisica. Certo. Qui c'è una serie di ragazze e ragazzi completamente corrotti nello spirito che pretendono di cambiare di sesso senza avere nessuna ragione. No, il bello è che poi l'80%, non è che lo dico io, ci sono le statistiche, l'80% sì. di quelli che fanno il cambiamento di sesso vorrebbero tornare e non possono più tornare indietro. Questo è bello. Ricordiamolo bene, ci sono dei passi nella vita che una volta che l'hai percorsi, l'hai sorpassati, esatto. non puoi più tornare indietro, ma in nessun modo. E a questo punto io vorrei chiudere questo aspetto, perché poi dobbiamo parlare di quest'altra cosa, e che è qui. Perché, e lo diremo al prossimo video, perché la coscienza occulta non è quello che pretendono costoro, che hanno la finalità di stroncare, distruggere il concetto di società per trasformarlo in un brodo senza senso, un brodo di carne senza senso. La coscienza occulta, l'occultismo vero, va a fondo nella realtà umana, che non è questa, è chiaro. Per cui io chiuderei qui per riprendere il discorso presentando qualcosa di scritto qui. Ok. Allora chiudo e riapro, Sì.